Sono 1.070 ad oggi i soci dell'ente carnevalesca e molto probabilmente il numero è destinato a crescere, visto che il tesseramento per il 2015 si chiude ufficialmente venerdì 31 luglio, proprio in occasione della festa organizzata per celebrare questo risultato storico e altrettanto importante della gestione Cecchini, che ha orgogliosamente detto in conferenza stampa che ci sono voluti ben 5 anni per arrivare fin qui, con non pochi sacrifici. Tutto pronto quindi per questa serata nella piazza 20 settembre di Fano, che è il luogo simbolo del carnevale perché lì nasce e lì si chiude con il rogo del pupo, messa a disposizione dal comune che quest'anno, obtorto collo, ha dovuto rinunciare alla versione estiva del carnevale, ma che ha assicurato che l'anno venturo, con buona pace di tutti, si farà sicuramente. È un risultato che segna una svolta anche nel modo di promuovere l'amministrazione, di radicarla nella città, un lavoro che hanno iniziato da diversi mesi. Una grafica rinnovata, anche lo stesso questionario dato ai turisti e ai cittadini che hanno frequentato l'ultima edizione ha dato risposte per capire bene in che direzione puntare, quali migliori fare, quindi io direi che è una bella iniziativa anche il fatto di festeggiarlo, perché è un risultato o una ripartenza significativa, come dice Cecchini. La data del venerdì, ci ha tenuto a sottolineare Cecchini, è stata una scelta obbligata dalla folto carnet di serate dell'orchestra italiana Bagutti, che animerà la serata e che era disponibile solo per il venerdì 28. Questo a scanso di equivoci sulla concomitanza di Fano Jazz all'anfiteatro Rastatt. Il mio sogno era appunto di arrivare a 1.000 soci, li abbiamo superati e non poteva passare così inosservata questa notizia, perché questa condivisione, oltre che farla con i 1.000 passasoci, la faremo con tutta la città di Fano per appunto festeggiare l'ente carnevalesca che da 160 anni è l'ente che organizza il carnevale, ma soprattutto per far festa al nostro carnevale di Fano con tutti i fanesi. Ad accogliere tutti ci sarà il tanto amato e bellissimo carro El Bugiardon, che col suo Pinocchio ciclista farà capire bene a tutti di che festa si tratta. Quindi, se volete una bevuta gratis e la maglietta dell'evento, tessere la mano e tutti in piazza.